E buon pomeriggio, cari amici, come va? Allora, intanto mi scuso per non essere stata presente sabato mattina con caffè e latte con Perla per quanto riguarda l'acquario ai pesci. Ho avuto dei problemi indipendenti dalla mia volontà, per cui non mi è stato possibile essere presente. Per cui giro il video di pomeriggio. Quindi è sempre un caffè latte con Perla, ma travestito da cocktail, per così dire. Proprio per questi motivi tecnici che ho avuto. Comunque l'oroscopo vale sempre una settimana, quindi da oggi, domenica 27 marzo, alla prossima domenica, che appunto saremo già in aprile. La prossima domenica sarà il 3 aprile. Quindi da oggi, domenica 27 marzo al 3 aprile. E allora vi dico anche i santi di oggi, visto che siamo di domenica, che sono Augusto e Alessandro. Auguri ad Augusto e Alessandro, e tanti auguri a quelli che oggi fanno il compleanno. Allora, visto che non ci siamo potuti vedere ieri, allora oggi voglio occuparmi solo dei vostri due segni zodiacali, appunto per tutta la settimana, acquari e pesci. E vedrò anche le caratteristiche che riguardano questi segni, ok? Allora vengo da voi. Basiamo un pochino questa music, effettivamente un po' più da cocktail, ma in effetti è pomeriggio. Ma appunto, come vi dicevo, a causa di questi problemi tecnici non mi è stato possibile essere presente di mattina, però tanto vale sempre una settimana l'oroscopo, quindi insomma alla fine questo quello pari sono, come disse Pirandello. Allora, io vi leggerei prima di tutto l'acquario, le caratteristiche dell'acquario, quindi partiremo con l'acquario. Adesso lo mettiamo qua, quindi partiamo con l'acquario. Allora, caratteristiche dell'acquario, poi facciamo l'oroscopo dell'acquario. Vediamo le caratteristiche, sempre nel mio librone, questo qua stregonesco. Allora, è il più anticonformista dei segni dello zodiaco. L'influenza di Urano si esprime da un lato nella capacità di innovare e costruire metaforicamente o meno, dall'altro nell'enorme bisogno di libertà. Privarlo della possibilità di esprimersi sarebbe per lui un grave danno. L'acquario è molto convinto di ciò che fa, ma questo non gli impedisce di cambiare improvvisamente idea e risultare a volte contraddittorio. Non è geloso e non sopporta essere oggetto di gelosia altrui, quindi a voi non piace la gelosia. Conta molto sull'amicizia, ma è capace di prendere decisioni in totale autonomia e raramente soffre di solitudine. E queste sono le vostre caratteristiche, dopo le leggeremo anche per quanto riguarda i pesci. Un attimo solo che bevo. Ragazzi, io non so, in questo periodo, non so se succede anche a voi. Fa un caldo pazzesco e si ha continuamente il bisogno di bere. Non so se sono io, però ho sentito dire anche altri che c'è questo caldo pazzesco. Almeno qui da noi al nord, non so, quelli di voi che abitano al sud, c'è questo caldo pazzesco e si ha sempre questo desiderio di bere. Allora, acquario, ecco qua, vediamo cosa vi dice l'oroscopo per questa settimana. Allora, non è mai troppo tardi per diventare ciò che avresti potuto essere. Quindi non è mai troppo tardi per mettersi in gioco, eh? E allora partiamo con l'amore in generale. Partiamo con queste carte degli specchi, dell'oracolo degli specchi. Vediamo l'amore, qualcosa che riguarda l'amore, eh? Vediamo l'amore per voi. L'amore per gli amici dell'acquario. Mi scuso ancora per questo disguido, scusatemi, ma purtroppo a volte succede agli esseri umani. Come diceva il mio vecchio professore di musica, professore di chitarra, queste cose succedono ai vivi, perché ai morti oramai non può capitare più nulla, eh? E allora vediamo qualche carta per quanto riguarda voi dell'acquario, per quanto riguarda l'amore. Vediamo un pochettino come va l'amore in generale, poi approfondiamo, per questa settimana per voi.
acquari del canale. Abbiamo un esame, abbiamo la carta della chiaroveggenza, la carta della riflessione, la carta della gioia, la carta dell'instabilità. Allora, in generale vediamo una settimana per voi che in cui ci saranno alti e bassi, ci saranno diciamo più alti che bassi, diciamo, perché è uscita solo una carta dell'instabilità. Probabilmente dovrete andare alla ricerca di un qualcosa, perché questa carta della chiaroveggenza indica qualcosa che non si conosce, qualcosa per cui si va alla ricerca. Quindi probabilmente dovrete andare alla ricerca di un qualcosa, andate alla ricerca di un qualcosa che vi interessa molto. Cercherete di scoprire qualcosa che vi interessa moltissimo. Avrete delle gioie familiari, in generale, vedete, c'è questa carta della gioia familiare. La carta dell'introspezione, forse farete un po' di, come possiamo dire, penserete un pochettino al vostro passato, ripenserete un po' alle vostre cose del passato, farete un po' il punto della situazione per quanto riguarda il futuro. E poi c'è questo esame, forse dovete fare un colloquio di lavoro, magari chi cerca lavoro, oppure qualcosa che riguarda il lavoro, una promozione, un corso che state facendo, comunque un qualcosa che si risolverà in positivo. Però di umore questa settimana vi sentirete un po' instabili, ci saranno alti e bassi, questo in generale. Vediamo adesso, appunto, nella fattispecie per quanto riguarda l'amore. Abbiamo visto prima in generale, ora per quanto riguarda l'amore, proprio approfonditamente l'amore. Profondamente l'amore. Scusate, si è ribaltata la carta. Approfonditamente l'amore. Approfonditamente l'amore. Vediamo. Un po' di carte. Poi ne prendiamo delle altre, cominciamo a vedere queste. Abbiamo il re di spade, quindi vedo un uomo già qui, il mago e due, l'asso di coppe, bene, il papa, meglio ancora. Oh, che carte, ragazzi, ragazzi, l'amore, ma qua scoppia l'amore. Allora, io qua vedo due uomini, uno è questo mago, un uomo talentuoso, molto interessante, e anche questo re di spade. Ci sono qua due uomini, poi c'è questo asso di coppe che indica appunto felicità in amore, il papa, che anche questa è una carta di cose belle per il futuro, e anche queste stelle, la carta delle stelle. Per cui qua, allora, secondo me, allora, intanto qua ci sono due uomini, io vi dico, vediamo le caratteristiche del re di coppe, così vediamo, scusate, del re di spade, così magari potete un attimo, diciamo, farvi qualche idea. Allora, intanto, il re di spade è un segno d'aria, può essere bilancia, acquario o gemelli, ovvero ascendente in bilancia, acquario o gemelli. Il mago è un uomo molto talentuoso, che ha in sé bellezza, ricchezza e virtù. Vediamo le caratteristiche del re di spade. Invece è una persona molto forte, che per lavoro può indossare una divisa, è integra, logica, razionale, di solito è una persona comunque che ha studiato, è una persona molto orgogliosa, molto, che si dimostra molto sicura di sé, è veramente una persona diplomatica, logica, pragmatica, una persona molto intelligente, decisa, che è comunque un uomo che ha già una certa età, potrebbe avere una famiglia alle spalle. È una persona, insomma, decisa, autoritaria, che rispetta la legge. Questo qua invece potrebbe essere più giovane, quest'altro uomo, di questo qui. Allora, qua possiamo intenderlo in due modi. O uno è il vostro ex, di cui aspettate il ritorno, e l'altro è un vostro corteggiatore. Per quelli di voi che aspettano il ritorno, uno può, il ritorno che voi aspettate potrebbe essere questo re di spade, e questo qua un vostro corteggiatore, giovane corteggiatore in confronto a voi, più giovane di voi.
che magari, non so, vi corteggia anche sui social, non è detto che sia di persona. Comunque c'è quest'amore. Ora, vediamo se riguarda questa persona nuova o questa. Se invece siete single e state aspettando l'amore, questo amore c'è. Ed è appunto questo mago giovane, bello, questo ragazzo che conoscerete, diciamo, abbastanza presto. Perché il mago comunque è una carta veloce. Vediamo qualche altra cosa su questa storia. Vediamo innanzitutto perché aspetta il ritorno. Intanto questa settimana sicuramente no, per quanto il mago sia veloce, una settimana sempre no. Diciamo che possiamo andare dai 10 ai 15 giorni per chi è single, che arriva la persona nuova. Vediamo invece perché aspetta il ritorno, se questa persona effettivamente ritorna. Mi pare difficile entro una settimana, però vediamo, eh. Vediamo per voi dell'acquario per quanto riguarda l'amore, vediamo se entro una settimana magari. Perché aspetta il ritorno, c'è questa persona che torna. Guardate l'imperatore. L'imperatore è una carta di media velocità. Quindi può anche darsi che questa persona si rifà vivo con qualche messaggio a breve, più o meno entro un mese, non di più. C'è la temperanza, che è una carta che indica attesa. Che però, siccome abbiamo qua il mago, perché, allora la temperanza di solito nei tempi andiamo, diciamo, non prima di 2 mesi, ma siccome c'è il mago, che è una carta di velocità, c'è quest'amore, questo papa, il papa è, diciamo, la carta anche delle cerimonie, degli amori che finiscono bene, secondo me il ritorno c'è tra 1 e 2 mesi, più o meno. Anche se vabbè, le carte non hanno tempo, ma in base a quello che leggo. Poi sono uscite tante carte degli arcani maggiori, che di solito sono delle carte che, diciamo, ti danno subito la risposta e di solito anche in breve tempo. Essendo che sono uscite delle carte di breve tempo, secondo me questo ritorno c'è a breve. Mentre chi è single, in breve tempo arriverà una persona nuova, talentuosa, giovane e bella. Poi cuscitelo su di voi. Se avete una certa età, comunque sarà più giovane di voi. Mentre il ritorno che voi aspettate può essere una persona già sposata con prole. Vediamo adesso per quanto riguarda il lavoro, che abbiamo detto, il lavoro per quanto riguarda l'acquario. Quindi l'amore è bene, l'amore c'è, anche perché questa persona di cui aspettate il ritorno effettivamente vi ama. Vediamo il lavoro. Vediamo il lavoro come andrà per voi dell'acquario. Vediamo se chi magari sta aspettando di trovare lavoro lo trova. Oppure no. E chi. Ha già un lavoro, se magari avrà una promozione, se arriveranno dei soldini. Vediamo. Vediamo intanto per chi aspetta di trovare un nuovo lavoro. Allora, diciamo che il lavoro subitissimo non arriva, c'è qualcosa all'orizzonte, forse per ora state facendo dei colloqui, però diciamo che subitissimo, subito, subito non arriva perché vedo che ci sono anche delle carte di spade. Però diciamo che il lavoro c'è, ma non subito. Possiamo andare tra 1 e 2 mesi, che ricevete delle proposte belle che riguardano proprio le vostre competenze. Per voi che cercate lavoro, mentre invece chi ha già un lavoro non avrà problemi particolari. Vediamo però se c'è la promozione per voi che state, diciamo, volete magari la promozione oppure se arrivano dei soldini. Vediamo per chi ha già un lavoro se c'è una promozione, magari un aumento di stipendio, qualcosa di questo tipo. Vediamo se c'è.
c'è il 3 di coppe. Comunque indica successo. Non sono male queste carte. Vediamo. Ecco, ci sono anche due cavalli. Sì, sì. Allora, secondo me la promozione o un aumento di stipendio o qualcosa in più c'è. Oppure vi arriveranno dei soldini. Dei soldini. Magari non subito. Magari stai aspettando dei soldi da qualche parte. Comunque arriveranno. Ok? Benissimo. Saluto gli amici che hanno scelto l'acquario. Dell'acquario, scusate, dell'acquario. E passiamo agli amici dei pesci. Allora, intanto devo leggere le caratteristiche di chi è del segno dei pesci. Poi leggeremo il pensiero dolce dolce. Siamo già qua. Allora, vediamo. Ok. Allora, vediamo perché dei pesci le caratteristiche. Che è curioso di sapere le sue caratteristiche del suo segno. Allora, i nati sotto il segno dei pesci sono creativi e sognatori, naturalmente portati a lasciarsi assorbire da una dimensione mistica e poetica. Il loro universo interiore di creature acquatiche è spesso caratterizzato da instabilità emotiva ed è difficile da afferrare razionalmente. Apparentemente deboli, sono dotati di grande capacità di sopportazione, anche se spesso si lasciano travolgere dai problemi. Romantici ascoltatori, sono gli individui più empatici dello zodiaco. Bene, l'empatia è una cosa molto bella. Vediamo allora per voi dei pesci, il pensiero dolce dolce. Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. Sarà di buon auspicio per l'amore? Allora, intanto vediamo in generale come sarà questa settimana. Detto settimana dal 27 marzo al 3 aprile, quindi da oggi al 3 aprile. Mi scuso ancora per il disguido anche con voi dei pesci, ma insomma i problemi tecnici sono all'ordine del giorno oggi, che tutto corre sul filo, per così dire. E allora vediamo intanto in generale voi dei pesci come siete messi per questa settimana. Allora, è un ni. Allora, avrete una settimana abbastanza tranquilla, diciamo. Ci saranno delle cose nuove per voi, vi arriveranno delle nuove notizie su qualcosa che state facendo, un progetto, qualcosa. Potrebbero arrivare anche dei soldini, anche un aumento di stipendio può essere se lavorate, o magari se state cercando lavoro lo trovate. C'è un affare che state facendo che non andrà in porto entro questa settimana. Dovrete ancora aspettare perché uscirà la carta del ritardo. E questi siete voi. Forse avrete un momento mistico questa settimana, perché qui si vede che vi guardate allo specchio. E poi c'è questa carta della distanza, che probabilmente indica una distanza tra di voi e una persona a cui voi tenete molto, ma che non è fisicamente vicina a voi. La distanza può essere spirituale, oppure può essere anche propriamente fisica. Approfondiamo con le altre carte. Allora, vediamo un attimino le altre carte. Vediamo le carte dei tarocchi marsigliesi, che sono belle chiare. Ultimamente mi va di usare queste, sono a periodi con le carte. Vediamo allora. Prendiamo un po' di carte per quanto riguarda l'amore. Vediamo. Per voi dei pesci. Abbiamo 5 carte, poi approfondiamo se c'è bisogno con altre carte. Allora, vediamo un pochino. Abbiamo la regina di denari,
il 3 di bastoni, il re di denari, gli amanti e il 8 di denari. Allora, qua escono due persone, una siete voi e una è lui. Allora, qui anche vicino alla carta degli amanti viene da pensare a una persona che voi amate, una persona che forse da tanto tempo non si fa viva, magari una persona di cui aspettate il ritorno, o la persona con cui avete momentaneamente litigato. Comunque voi e questa persona eravate in armonia quando stavate insieme, c'era un'armonia di intenti, un'armonia, cioè la pensavate allo stesso modo, eravate, sembravate fatti l'uno per l'altro. Infatti questa carta degli amanti vi fa pensare a un rapporto tra fiamme gemelle, quindi andava tutto bene. A un certo punto però qualcosa ha interrotto questa situazione, non a caso il 3 di bastoni è uscito tra voi e lui. Quindi qualcosa ha interrotto il rapporto e è arrivata la freddezza, dopodiché c'è stato questo interruzione del rapporto. Allora, voi ancora amate questa persona e anche lui vi ama, ma siete separati. Qua metaforicamente c'è il 3 di bastoni, ma è una separazione, diciamo, di fatto, perché non state più insieme, no? Il 3 di bastoni è una carta che indica una certa attesa di un qualcosa, è come se voi e lui attendeste, vi attendeste l'un l'altro, come se uno aspettasse le mosse dell'altro. Vediamo se uno di voi due farà questa mossa. Per adesso siete fermi, cioè dice questo 8 di denari, ognuno dei due è fermo nella sua posizione. Vediamo se uno di voi due farà questa mossa di riavvicinamento per quelli di voi che aspettano un ritorno, perché qua l'amore c'è. Eh sì, abbiamo il cavaliere di coppe, sì. Allora, arriverà per voi proprio la proposta amorosa, la sorpresa piacevole da questa, persona. Quindi, magari non subito questa settimana, però entro breve tempo, questa persona si rifarà viva con voi, con un messaggio e delle proposte, delle nuove proposte. Perché qua ci sono tutte le carte per questa cosa. Questa persona ancora vi pensa e proprio farà il primo passo nei vostri confronti. Vediamo qualche altra cosa, sempre per voi dei pesci. Abbiamo il 7 di bastoni, anche se voi, diciamo, vi sentite molto fredde verso questa persona in questo momento, più di quanto si senta freddo lui, perché le carte di denari, il re e la regina di denari, come tipologia, sono due persone un po' fredde, diciamo, di carattere, per così dire, ma in realtà hanno il fuoco dentro. Per cui secondo me voi questa persona si portate una certa resistenza, un certo, diciamo, siete un po' ferite nell'orgoglio per quanto riguarda questa relazione che si è interrotta, però voi lo aspettate, e lo aspettate questa persona. C'è ancora appunto un po' di fatica, ecco, diciamo è stato la fine di questo amore è stata faticosa, ma ancora più faticoso per voi riprenderla, perché c'è la volontà, c'è la voglia, c'è ancora l'amore, però state facendo tanta fatica a cercare di riprendervi, questo amore. Infatti vi sentite stressati, ansiosi. Però, al di là di tutto, riuscirete a recuperare il vostro rapporto, perché questa persona si rifarà viva con voi entro un mese, nonostante tutte queste contrarietà che avete avuto. Allora, vediamo invece per chi di voi è single, per chi è single di voi dei pesci, per quanto riguarda l'amore. Mischiamo di nuovo le carte. E per quanto riguarda voi single dei pesci, single dei pesci, vediamo per single, se sono venute fuori insieme.
Vediamo per i single, per i single, per i single, per i single, per i single. Ok, per i single dei pesci. Vediamo questa settimana. Diciamo che poi, diciamo una settimana, ma poi passa sempre qualche giorno in più, eh. 10 giorni tutti. Vediamo. Fante di denari. Il mago. La temperanza. Il fante di coppe. O la ruota. Allora, ci sarà un cambiamento proprio da parte del destino, voluto dal destino per voi dei pesci, per quanto riguarda l'amore, che siete single. È tanto che aspettate, molti di voi è tanto che aspettano questa persona nuova, ma finalmente arriverà. Arriverà questo mago, vedete questo ragazzo, abbastanza giovane, o comunque può essere una persona, di quelle persone, anche se a una certa età, sempre verdi, che comunque sono giovani nell'animo, se non proprio d'età, una persona che avrà in sé tutte le virtù, tutti i talenti, una persona che, da cui, diciamo, che vi farà cambiare idea nei confronti dell'amore. Quindi arriverà con la sua coppa amorosa, vedete c'è questo cavaliere di coppe, e verrà a portarvi questo messaggio d'amore, questa sorpresa d'amore, queste nuove notizie d'amore. Ce lo dice anche questo fante di denari, che praticamente riguarda proprio dei messaggi, delle novità che arrivano. Allora, questa persona voi la incontrerete entro un mese, perché la carta del mago è una carta di velocità, in cui le cose accadono abbastanza velocemente. Quindi io dico massimo un mese, voi conoscete questa persona nuova. Capiterà in maniera molto inaspettata, quindi è come quando tu all'improvviso ti trovi davanti qualcuno e dici: ma cioè, sta capitando a me. Sarà una roba molto insolita, inaspettata, e che vi ripagherà dai vostri magari mesi o anni di solitudine per alcuni di voi. Sicuramente mesi di solitudine per alcuni di voi. Credo che per molti di voi single è tanto tempo che non incontrano una persona veramente valida, che dicano dentro di sé: accidenti, questa è la persona giusta. E veramente questa persona per voi deve, ci potrebbe essere finalmente quella giusta. Le carte sono tutte molto belle in questo senso. Benissimo, vediamo il lavoro per quanto riguarda voi, per quanto riguarda il lavoro. Vediamo sia per quanto riguarda chi è single e chi aspetta il ritorno. Vediamo il lavoro in generale per entrambe, per tutti, diciamo. Il lavoro, come andrà il lavoro. Vediamo il lavoro. Vediamo il lavoro, poi prendiamo altre carte se servono. Abbiamo il re di coppe e il fante di spade, il lotto di denari. Allora, alcuni di voi diciamo che è un po' di tempo che stanno cercando lavoro, è un po' che cercate lavoro e avete perso la speranza di trovarlo. Questo lavoro non arriva e siete delusi perché non lo trovate. Vediamo se magari per questa settimana, non ancora. Diciamo che qualcosina può arrivare, non questa settimana ma un po' più in là, perché uscite la carta delle notizie inattese per voi che state cercando lavoro. Sì, perché poi c'è l'asse di bastoni che indica l'inizio di un'attività, di un qualcosa. Sì, diciamo che il lavoro per voi che state cercando lavoro arriverà entro non tanto tempo. E fare un colloquio di lavoro con questo personaggio qua, questo re di coppe, che si dimostrerà molto affabile con voi, molto empatico, vi metterà subito a vostro agio. Può essere magari il capo del personale della ditta dove farete questo colloquio di lavoro,
vi metterà subito a vostro agio, vi sentirete subito, ci sarà molta empatia con questa persona e riuscirete proprio a esprimervi bene, cioè, a chiedere cosa volete, lui vi chiederà insomma tutto quello che sapete fare e voi esporrete le vostre idee su quello che volete, sul lavoro che volete fare. Esporrete insomma le vostre idee, direte bene cosa sapete fare, cioè riuscirete a esprimervi bene con questa persona perché vi metterà a vostro agio. Ho questa sensazione qua. Vediamo chi di voi invece magari ha già un lavoro e vuol sapere se arriva una promozione, abbiamo o magari dei soldini, un aumento di stipendio. Abbiamo questo 8 di coppe. Vediamo qualche altra carta. Il giudizio. Allora, diciamo che per adesso non c'è aumento di stipendio, però vabbè, il lavoro andrà avanti come sempre. Diciamo che in questo momento forse vi sentite un po' sotto pressione al lavoro, magari avete avuto delle parole, sentite il bisogno forse di distaccarvi un pochino da una situazione lavorativa che è diventata un po' pesante. Magari avete un sogno nel cassetto, qualcosa che vorreste realizzare, ma che adesso non potete realizzare in questo momento. Perché il giudizio è anche una carta che indica un risveglio, una voglia di risorgere, no? Perché è la carta della risurrezione, della voglia di qualcosa di nuovo anche sotto certi aspetti. Quindi magari sì, avete un lavoro, siete soddisfatti, però magari vorreste un aumento di stipendio, vorreste cambiare lavoro, vorreste tirar fuori questo sogno nel cassetto, avete dei desideri nascosti anche di un qualcosa di nuovo che vorreste che arrivasse, insomma. Sì, c'è questo desiderio in voi, di quel qualcosa che volete che arrivi da voi, no? Perché c'è questa voglia di allontanarsi sotto alcuni aspetti, forse da un lavoro che magari per alcuni di voi è diventato proprio pesante. Sempre la stessa cosa, sempre le stesse persone. C'è un po', sarà forse la primavera che ha risvegliato in voi queste cose, cioè mi dà questa cosa qua. Poi cucitelo su di voi, ok? Benissimo, io ho finito anche con voi dei pesci, spero che insomma l'oroscopo vi sia piaciuto per questa settimana, anche se sono uscite fuori cose anche un po' più in là di una settimana. E niente, io vi auguro una buona settimana e noi ci vedremo tra una settimana. Ok? Alla prossima. Ciao!